Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Due sospensioni hanno caratterizzato l'acceso dibattito sulla proposta di legge di modifica statutaria che prevede l'allargamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a sette membri e la creazione della figura del sottosegretario alla presidenza della Regione. Alla fine l'Aula ha approvato la riforma con i voti a favore di PD, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, contrari Fratelli d'Italia, Italia Viva e gruppo Misto. Non hanno partecipato al voto il consigliere Dem Bugliani e la Lega. Le nuove norme sono quelle che erano già state approvate ad ottobre in prima lettura. Il Presidente Gianni potrà disporre, se vorrà, di un sottosegretario da scegliere tra i consiglieri regionali, quindi senza aumenti di nuove indennità perché questi non ci saranno. L'ufficio di presidenza avrà due componenti in più, come è stato sottolineato dalla minoranza come maggiore anche garanzia di presenza e del funzionamento equilibrato del Consiglio regionale. La posizione del gruppo è stata una posizione assolutamente coerente con quello che avevamo votato in prima lettura tra l'altro, approdando ad una soluzione che aveva tenuto conto del non aumentare i costi almeno dal punto di vista delle indennità, sollecitazione che era stata fatta anche dalle opposizioni e che può dare comunque la possibilità di un contributo in più nell'ambito della giunta attraverso un sottosegretario e poi l'aspetto che ho già ricordato del, dell'ufficio di presidenza. La cosa invece stupefacente è lo spappolamento della minoranza che si è presentata dopo due mesi e mezzo cambiando opinione, una minoranza con tre posizioni diverse che probabilmente ha risentito di quelli che sono stati i loro fallimenti romani nell'ambito della Presidenza della Repubblica. Come Forza Italia rispetto alla proposta che arrivò dalla Giunta avevamo sollevato alcune obiezioni, il non assessore che avrebbe portato ad un aumento dei costi, il sottosegretario esterno che avrebbe portato ad un aumento dei costi, mentre eravamo favorevoli all'ampliamento dell'ufficio di presidenza perché avrebbe consentito la rappresentanza in quell'organismo, un organismo essenziale per la legislatura e per il funzionamento del Consiglio regionale, la rappresentazione di tutte le forze politiche, delle maggiori forze politiche di opposizione. Ecco perché rispetto a come era stato presentato e rispetto invece a come è arrivato e quindi accettando le nostre modifiche, oggi abbiamo ribadito il voto favorevole di Forza Italia alla modifica dello statuto che consentirà un eh, snellimento di alcune procedure, una velocizzazione dei processi dell'ufficio di presidenza, una maggiore rappresentanza delle forze politiche all'interno di questo contesto. Certo, questo non ci basta in coerenza rispetto al voto di prima, lo abbiamo, abbiamo votato a favore anche oggi. Ora passiamo alla fase 2, chiamiamola così, che è quella di modifica del regolamento del Consiglio regionale che dobbiamo fare perché, comunque, è un, è un regolamento vecchio, obsoleto e molto probabilmente non più attinente alla realtà delle dinamiche politiche di oggi. Questo eh, nuovo statuto sarebbe ottimale che garantisse una maggiore presenza, una maggiore rappresentanza. Di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale e nell'Ufficio di Presidenza, che è un luogo in cui si prendono decisioni molto importanti per il funzionamento dell'intero organo. E non sarebbe male, lo riconosco, se ci fosse anche una maggiore rappresentanza di genere. Dispiace che non sia stato chiesto il parere alle pari opportunità, perché sicuramente avrebbero dato questa indicazione. Spero che ci sia questa attenzione. Tutto ciò che può portare a un miglioramento anche della gestione dei rapporti, a un miglioramento del lavoro del Consiglio regionale è assolutamente utile perché lo ricordo, Giunta e Consiglio regionale sono due organi separati e il Consiglio regionale si occupa della rappresentanza sui territori. È fondamentale oggi riuscire a portare i territori e l'attenzione sui territori qui a Firenze. Credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali per cercare di riportare le periferie al centro. Ho deciso di non partecipare al voto della riforma statutaria per due ragioni sostanzialmente. La prima è una ragione di metodo. Quella riforma statutaria era stata licenziata con un contenuto profondamente diverso durante la prima seduta della giunta regionale, presentata a questo Consiglio, più volte portata da me in prima commissione e più volte fatta saltare da incomprensibili equilibri politici. Finché a distanza di tempo quella legge è stata eh, riproposta in una versione completamente diversa e direttamente avvocata ai lavori dell'Aula. Lo faccio non soltanto per questo profilo ma anche per una valutazione di merito. Si è deciso di non dare seguito alla riforma dello Statuto così come voluta dal Presidente della Giunta regionale che prevedeva l'allineamento nella composizione della Giunta ai requisiti previsti dalla legge nazionale con l'argomentazione assolutamente legittima e rispettabile della necessità di contenere i costi della politica. Se quell'argomento allora aveva un senso in quel momento, deve avere un senso anche oggi. E siccome oggi questa riforma dello Statuto, oltre alla creazione di un sottosegretario che era già nell'impianto originario, prevede un allargamento dell'ufficio di Presidenza, quei costi ci saranno e saranno importanti, collegati soprattutto alle strutture e al personale. Italia Viva è l'unico partito del Consiglio regionale che è rimasto coerente in questa battaglia politica. Noi non avevamo un interesse specifico, come magari avevano altre forze politiche, quelle di aumentare il numero delle poltrone a livello regionale. E noi volevamo che la Regione Toscana migliorasse nel proprio funzionamento di governo. Per questo è una battaglia che è durata in solitaria per oltre un anno, un anno e mezzo, siamo stati coerenti, eravamo contrari un anno e mezzo fa, abbiamo votato contro anche oggi. Nel frattempo è successo tutto e il contrario di tutto. Fra la prima e la seconda votazione abbiamo visto partiti spaccarsi, gran parte dei partiti cambiare la loro opinione, chi per un interesse di carattere personale, chi per cercare di ottenere qualcosa di un ridisegno di un assetto di governo che non ci convince. Abbiamo chiesto di fermarci, di fermarsi, abbiamo chiesto di fare le cose tutti insieme. Alla fine questa riforma passa per un voto di margine, non è mai successo nella storia della regione toscana con, una così bassa, eh, con un così basso numero di votanti che si vada a modificare quella che è la carta fondamentale di una regione, come modificare la Costituzione a livello nazionale. Di questo siamo dispiaciuti, ma nel contempo coerenti della nostra battaglia. Nel merito della questione dicevamo che il nono assessore non serviva, dicevamo che i sottosegretari, se hanno un senso di esistere, devono essere esterni e non interni, e soprattutto ponevamo una questione, quella della parità di genere, che secondo noi è dirimente. Abbiamo deciso di non votare perché riteniamo che comunque ci fosse bisogno, ma forse lo riteneva anche qualcuno del PD, visto che hanno chiesto un'interruzione proprio per questo, di un passaggio, di calmare alcuni animi e di capire se si poteva trovare una soluzione condivisa. E poi il PD è tornato e ha voluto votare, allora noi abbiamo deciso eh, di lasciare a loro il voto e, e di andare oltre. Certo, oggi è emerso un po', un po di confusione, sembra che eh, il 5 Stelle sia entrato in maggioranza e sia uscito dalla maggioranza l'Italia Viva, stando a, qu a quanto vediamo dal voto, anche perché eh, la proposta è in seconda lettura, dalla prima alla seconda non si può modificare. Ed evidentemente, il 5 Stelle, che ha votato contrario alla proposta la scorsa volta, oggi ha cambiato radicalmente idea per votarla a favore. Forse ci dobbiamo aspettare che da parte della maggioranza il questore spetti a uno una persona del Movimento 5 Stelle? Può darsi, aspettiamo, magari chiederemo anche lumi sul fatto di chi rimane in opposizione e chi va a maggioranza tra di loro. Noi come opposizione avevamo chiesto due cose. Che lo Statuto non venisse modificato a colpi di maggioranza, ma venisse modificato con l'accordo di tutta l'Aula e che vi fossero anche l'introduzione di alcune forme di tutela per le minoranze, per esempio l'allargamento dell'Ufficio di Presidenza a costo zero e l'introduzione quindi di una figura in più a tutelare le minoranze in Ufficio di Presidenza. Tutte le forze politiche erano concordi all'inizio su questo percorso, tranne il Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che fin dall'inizio aveva detto non se ne parla, perché anche le assunzioni, non l'aumento di costi della politica, perché è bene spiegarle le cose, ma l'assunzione di nuovi dipendenti a supporto dell'ufficio di presidenza, quindi assunzione di persone che verrebbero a lavorare, creazione di nuovi posti di lavoro, non se ne parla, perché comunque i costi non si aumentano. Stamattina arriviamo in aula e scopriamo che Italia viva che fa parte della maggioranza, è contraria all'allargamento, al provvedimento, alla modifica, che un consigliere regionale del Partito Democratico, che non è un consigliere qualsiasi, ma è il presidente della commissione che ha fatto l'istruttoria, è contrario alla riforma dello Statuto, a quel punto scusateci, ma fratelli d'Italia, questa roba non la vota. Ecco perché abbiamo deciso di votare contrari anche noi. La cosa surreale è che il Movimento 5 Stelle, che fino a ieri aveva parlato di combattere i costi della politica, anche laddove i costi della politica erano l'assunzione di personale, di, di, di ragazzi e di ragazze che avrebbero avuto un posto di lavoro, ha votato a favore, dopo una consultazione col Partito Democratico. La mia è una posizione nettamente contraria. Noi siamo andati a stravolgere lo Statuto semplicemente per dar corso a degli accordicchi, così almeno li ho definiti in Aula, che hanno semplicemente lo scopo di dar seguito a degli impegni che evidentemente porteranno ad un aumento dei costi ad una infornata di dipendenti di cui in questo momento non c'è bisogno. Io credo che la nostra attività di legislatori debba essere animata da un profondo spirito di formatore non si possono stravolgere leggi fondamentali semplicemente per dar seguito, ripeto, a dei meri accordi che di fatto costeranno ai cittadini toscani. Perché è chiaro che l'ampliamento dell'ufficio di presidenza, una delle eh, modifiche che noi contestiamo più fortemente, perché di fatto porta un organismo interno ad un ampliamento maggiore, senza che per contro si pensi ad esempio ad ampliare la questione della rappresentatività territoriale che invece spetta a ciascun consigliere. Al contrario, eh, si privilegiano invece eh, questi, questi accordi che nulla portano in più, ma che anzi ai toscani portano esclusivamente dei costi maggiori. Io ho sempre cercato di mandare questo messaggio, che lo Statuto, come tutte le regole del gioco, bisogna provare a cambiarle a larga maggioranza, non ci devono essere eh, come dire, eh, forzature. È successa però una cosa strana oggi, nel senso che la Lega e Fratelli d'Italia, che eh, alla prima eh, votazione avevano votato favorevolmente, eh, stamani ci hanno comunicato, mi hanno comunicato alle 10, prima eh, Fratelli d'Italia, poi anche la Lega che non avrebbero votato. E, e quindi questo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi per arrivare a una larga maggioranza si è poi tradotto in un voto e anche questo mi ha sorpreso eh, nel cambiamento del voto del Movimento 5 Stelle. Anche questo deciso in aula. Voi stenterete a crederci, ma tutto questo è successo dalle 10 alle 12 mentre stavamo, stavamo votando, quindi nessun cambio di maggioranza, la maggioranza è perlomeno dal mio punto di vista è solida con, con Italia Viva, è evidente che il Movimento 5 Stelle dopo il voto sui grandi elettori ci ha mandato un altro messaggio di attenzione rispetto ai lavori istituzionali che noi stiamo portando, portando avanti, ma detto questo non cambia nulla. Vedo purtroppo e questo mi preoccupa per il funzionamento del Consiglio regionale una grande frammentazione nel centrodestra. Una grande frammentazione che spero possa essere recuperata perché noi abbiamo bisogno di far funzionare il Consiglio, non di continuare una perenne campagna elettorale dentro le coalizioni, perché non serve a nessuno. Ho la sensazione che in Consiglio regionale si sia dedicata un'attenzione onestamente eccessiva, semplicemente era una modifica statutaria che eh, serviva a dare eh, più forza a quello che è eh, il ruolo di governo, eh, di considerare l'ottavo assessore eh, con un'ulteriore eh, unità, il nono assessore, che veniva considerato dalla legislazione nazionale possibile, ma non dallo statuto regionale. Non so perché ci si deve autolimitare quando la legge nazionale ti consente di avere nove assessori, prevederne in statuto 8. Però boh, chi allora fece questa norma riteneva eh, evidentemente buona questa autolimitazione e autofrustrazione da parte della Regione. E di prevedere la nuova figura del sottosegretario che esiste già e è molto funzionale, è una figura Jolly perché a differenza dei singoli assessori che si occupano di tematiche finite per materia e per competenza il sottosegretario aiuta il presidente nel rappresentarlo nel decidere singoli dossier eh, che hanno un rapporto fiduciario di delega fra eh, il presidente e le singole persone è una visione moderna eh, la proposta che io avevo fatto di allinearci alle normative nazionali avendo da 8-9 assessori e di avere il sottosegretario è stata raccolta per metà, però io sono contento perché almeno ho una figura in più che collabora eh, nel governo della Regione quando fra sei mesi sarà possibile che le procedure burocratiche non lo consentono prima.